siamo arrivati a Positano, dopo non so quante curve, mi è venuta un po' la cacarella. Niente, Positano non è fattibile perché i parcheggi sono tutti strapieni, c'è una fila immensa di macchine, non si trova posto. E poi praticamente Positano è una strada, è piccolissima, e l'ideale sarebbe vederla dal mare, perché cioè proprio è tipo una conca dove ci sono tutte le case sulla montagna, si vede meglio. Noi l'abbiamo vista dall'alto, quindi non è proprio l'ideale. E niente, adesso ci dirigiamo verso Amalfi, sperando di trovare un parcheggio libero. Niente, neanche Amalfi siamo riusciti a vedere, purtroppo c'era un casino immenso, tutti i parcheggi occupati, tutti i parcheggi chiusi occupati, all'aperto ovviamente neanche un buco. Mi dispiace tantissimo perché cioè, comunque ovviamente siamo venuti qua per vederle tutte. Vediamo se riusciamo domani a ripassare ad Amalfi direttamente senza passare da Positano, quindi facciamo un'altra strada, anche perché domani dobbiamo lasciare Castellammare per andare in un altro paese, quindi proviamo a ripassare di nuovo domani. E niente, adesso torniamo a Castellammare, mangiamo e poi vediamo cosa fare. Anche perché vedendo la situazione stavamo pensando di arrivare ad Amalfi, lasciare la macchina in un parcheggio, in un posto qualsiasi, e poi prendere un traghetto per andare a vedere Positano come si deve, quindi dal mare. Ma non era proprio, cioè non si poteva proprio fare neanche questa cosa, quindi proprio bloccati. Abbiamo fatto la strada, la litoranea praticamente con la macchina e basta, non ho potuto fare altro. Quindi mo vediamo domani se riusciamo a vedere qualcosa. Anche se un'altra delle mie fobie non è soltanto la montagna, le curve, tutte queste strade qua, ma sono anche i traghetti, proprio il mare, stare nel mare aperto, insomma queste cose qua. Quindi non lo so se prenderò il traghetto, però vedremo, insomma, anche soltanto per vedere dal mare, insomma vediamo anche il costo e tutto il resto. Intanto che arriviamo a Castellammare abbiamo trovato questo posticino dove prendere qualcosa da mangiare, anche perché sono quasi le 2 di pomeriggio, quindi insomma si è fatta una certa e abbiamo fame dopo praticamente 5 ore di guida alla fine, sì, ovviamente in vano poi, e quindi niente, adesso prendiamo qualcosa qua, un panino e poi ovviamente, come vi ho detto prima, ci dirigiamo verso l'hotel, verso Castellammare. Mi dispiace un sacco non avervi fatto vedere niente oggi, però ripeto, proviamo domani a farvi vedere qualcosa.